chiama Scappa dal cento piedi ed è un nuovissimo gioco pauroso. Vediamo che succede. Ci sono delle impronte. Ok. Dove queste stai portando? Penso che siano le impronte del... Centopiedi! Sono le impronte del centopiedi! Dov'è? È sul soffitto! Credo di sì! Vitale purtroppo è finito in un'altra stanza, in un altro gioco! Qui... quello è il centopiedi! Che ma brutto! È un umano! Praticamente non c'è tempo, non c'è molto tempo per spiegare, ma vi spiego velocissimamente! Li stai eliminando, una alla volta! Stai eliminando i personaggi una alla volta, quindi chi capita centopiedi deve eliminare gli altri personaggi, invece chi è un personaggio normale deve trovare le chiavi e aprire le porte, insomma, wow, riuscire a scappare! No, questa non è di qua, quindi questa chiave, devi trovare un'altra porta! E piano piano si risolve anche il mistero con quelle scene, all'inizio spiega anche che cosa sta succedendo e piano piano forse riusciremo a risolvere il mistero. No, mi manca la chiave verde! Prova! Hai sentito? Devo trovare la porta! Eccola! Vai! Che cosa ci sarà dentro? La chiave verde! C'è la chiave verde! Ehi, aspetta, il martello mi serviva per aprire quella porta! Forse è meglio se prendo il martello! Dici? C'era una porta chiusa? Forse era questa! Qua! Vai! Troppo forte! No. Mi serve comunque questa... La chiave! Vado a prendere una chiave! Quella... Qua ci vuole la tessera? Ma non lo so dov'è. No, allora. Aiuto! Aiuto! Fu! Scappa! No, mi ha preso! Ho perso! Nel frattempo che aspettiamo che inizi un'altra partita, ecco il centopiedi, vi ricordo che potete preordinare il mio libro Storie paurose! Se non avete visto il video annuncio, andate a vederlo dopo di questo, perché vi raccontiamo un po' di cosa parla, vi facciamo un po' di spoiler sul mio nuovo libro Storie paurose, tante storie super interessanti di misteri, in più c'è un mistero da svelare, potete anche accumulare dei punti, insomma è super divertente, ma solo per i primi ordini ci sarà la cartolina firmata e autografata da me, quindi se non l'avete ancora preordinato cliccate nel link in descrizione e preordinatelo su Amazon. Prossima partita, qua possiamo scegliere se ci sono uno o 200 piedi, proviamo con 200 piedi anche se sarà molto più difficile. Difficile vediamo, così, però magari capitiamo noi il centopiedi, vediamo. Siamo in quattro. Ecco che inizia la storia e stiamo dormendo. Sì, abbiamo appena mangiato. Là dietro il centopiedi, lo vedi? Oh. Ora siamo il centopiedi e ci stiamo muovendo sul divano. Staremo per attaccare qualcuno. Vai, attacca Vitale! No! Ha attaccato me! Povero Vitale! Vediamo? Quindi vuol dire che sarai tu! Un'ora dopo, dice, no? Forse Vitale è il centopiedi! Bene! Ci sono dei passi, delle impronte? Che vanno sul muro? No! Vitale è il centopiedi! Aiuto! Presto, scappiamo nello scantinato! Aiuto! Siamo in due! Siamo in quattro, tu sei il centopiedi. No, però siamo in due centopiedi. Ah, è vero, sono due centopiedi, non ce la faremo mai. Cerchiamo le chiavi. Che ansia. Guai a te se mi mangi, Vedremo. Non ti azzardare, altrimenti quando sarò io centopiedi inseguirò solo te. Ti stai divertendo da centopiedi. Moltissimo. Allora, aiuto, dove sarà Elita? Dov'è il lucchetto blu? Dov'è il lucchetto blu? Presto! Lasciate un mi piace per portarmi fortuna e non farmi mangiare dal centopiedi. Lasciate un mi piace adesso. Il lucchietto blu, hai detto? No, niente. Il lucchietto blu, per caso? No, volevo dire verde. Qualcuno è stato eliminato già. Ah, quindi sei rimasta da sola? Non credo che sono già rimasta da sola. Ci sarà qualcun altro? No, ci sei solo tu adesso. E allora perché ho visto questa persona passare? Davvero? Io provo a seguire questo giocatore, forse sa giocare meglio di me. Ah sì, mi ha condotto alla porta giusta, grazie. Ah, era per caso la porta blu? Non te lo dico. Che cosa devo fare qua? Cosa devo fare? Dove sta Anita? No! Vitale centopiedi! Vai via! Dove sei? Oh mamma! No, aspetta! Mi sono incastrato qui! Come si fa? Sei incastrato! No, perché c'avevo attivo... Devo vedere questa scena! Oh, che brutto! Vitale centopiedi! C'ho attivo il camminamento sui muri! Devo togliere, aspetta!
Sono rimasto incastrato, non ci credo. Ok, ti chiudo la porta così rimani chiusa là dentro. No! Per te, addio! No! Riesco a scappare tanto. Allora aspetta. Presto scappiamo. Riesco ad aprire le porte. Sono dove riuscito. Dove è l'altro giocatore? Allora, dove sarà Anita? Vediamo. Aiuto, aiuto, fa venire l'ansia questo gioco. Ma soprattutto il centopiedi è bruttissimo. Chiudiamo la porta. Qui c'è una giocatrice. Oh no! Un altro giocatore è stato eliminato. Sono rimasta da sola. Non so neanche dove sto andando. Credo di sì. Oh, mi sono allungato. Sono un centopiede lunghissimo adesso. Sì, perché ogni volta che elimini qualcuno diventi un centopiede più grande. Che figo. No! Non ti non mi scappi. Allontanati. Non mi scappi. Allontanati. Dove sei? Quanto sei brutto. No, si lascia l'altro centopiedi. No. Allora salto sul muro. È impossibile. Come si fa? Porta. Che cos'è questa cosa? Dove sei? Non ti trovo più. Allora, io posso salire ai muri? Aspetta, era Lucchetta. Sì, sto salendo ai muri! Ah! No, 200 piedi! 200! No! 200 piedi! No! Andate via! Brutti! Bruttissimi! Come si fa ad uscire da qui? Aspetta, ti vengo a mangiare io? Aiuto, sarò l'unica sopravvissuta. Non ce la farò mai a capire cosa devo fare. È difficilissimo guidare questo centopiedi. Aiuto, aiuto. No, c'è l'altro centopiedi qua. Dove sei? Fa venire più ansia di Granny questo centopiedi. Non trovo Lucchetto. Where are you? Dov'è il Lucchetto Rosso? Non lo siamo trovo. Tutti e due dietro di te. No. No, perché scappi? Non scappare, tanto siamo tutti e due qui. Sembra di giocare a nascondino. Eccola, l'ho presa, no! L'ho presa. Me la pagherai, Vitale, avrai la mia vendetta. Spero di diventare il centopiedi adesso e sbranarti. Ora, votiamo per un solo centopiedi, perché sennò è impossibile. Vediamo, chi sarà il centopiedi? Chi sarà il centopiedi questa volta? Eccolo che passa là dietro, ora sceglierà la sua vittima da trasformare in centopiedi gigante. Chi sarà questa volta? Anita, oh no, sta puntando Anita. No, io sono dall'altra parte. Ah, ha preso quella ragazza lì. Ah, quella di prima. Ehi, ma come dorme quello? A testa in giù. Ok, allora, pronti per la prossima partita. Allora, vai. Dobbiamo cercare di collaborare, ok? Collaboriamo. Cerchiamo le chiavi e cerchiamo tutti gli oggetti che ci servono. Sì, questa sì, volta sì. Dobbiamo riuscire a sconfiggere quello schifoso centopiedi. Ok, ho trovato una chiave blu. La chiave blu prendila, dov'era? Prendila. Ho preso la chiave blu. Non mi ricordo. Come non ti ricordi? Ci hai già giocato. Era una di queste porte. Non questa? Qua ci vuole il martello. Lui ha la chiave rossa. Vediamo se trovo la chiave il martello. Blu era? Eccolo, sta arrivando. Affamato. Allora, questa è quella verde. Questa ci vuole il martello. Ecco la chiave. Qua la chiave rossa. La chiave rossa ce l'ha lui. Ok, qua c'è la chiave verde. La chiave verde non ce l'ho. Ok, l'ho presa lei. La chiave blu, presto. Andiamo a aprire la porta verde. Sì, era qui la chiave blu, se non sbaglio. Vai, apri la porta. Ok, adesso qui che dobbiamo prendere? Ma qua non c'era niente. Sì, dobbiamo prendere questo tipo. Però non mi ricordo come si fa. No, non lo fa si sta avvicinando il centopiedi. Lo sento. Ah, era lì nella stanza. Nella stanza? Era in quella stanza. Sì, sì, che sì, dobbiamo sì fare qui? Aiuto, aiuto. Non lo so, scappa, devi scappare. Ah, mi ha preso, mi ha preso. Vitale, sono già arrivato, poverino. Povero Vitale. Ma non è giusto. Io seguo lei. Sicuramente saprà meglio di me dove andare. Uffa. Io mi perdo. Ok, allora divento spettatore io. Fai il tifo per noi. Sì, è certo. Allora, il martello dobbiamo trovare. Ti ricordi dov'era? Sì. Attenta, ce l'hai dietro. Attenta. Non avevo sentito proprio un bel niente. Ecco la porta verde. È qua. Non l'ho vista. Ehi, è qua la porta verde. Dove stai andando? E tu ti fidavi di quella? Oh no, dove è andata? Vieni qua, svegliati. Forse vuole che la guidi io. Ma non mi ricordo dov'era. Dov'era? Era qua? Oh oh. Oh no. Sento dei rumori. Dove sono finiti gli altri giocatori? Io sono stato eliminato. Ah, era qua la porta verde, ok. No. Ah, pensavo avesse eliminato lei. Oh no. Siete rimasti in due. E qua il centopiedi è diventato ancora più grande. È gigante. Aiuto. Che paura. Dove sono finiti gli altri? Oh c'era un altro giocatore? Ecco la porta verde. No, non mi ha seguito. Io non ho la
la chiave, come facciamo adesso? Mi sa che è stata mangiata quella con la chiave verde. Oh no. O era quella? No. Cos'è questo? Un passaggio segreto, non l'avevo... Ma... Sbaglio! Ah, quello è centopiedi! Aiuto! Era orribile! Questa mappa è un labirinto, wow, è impossibile da capire. E adesso? Ecco nuovamente la porta verde. Ma no, adesso ho preso la chiave rossa! No. Ecco la chiave ecco verde! Ecco la chiave verde, ok, posso finalmente andare io ad aprire anche se non mi ricordo dov'è. Ah, io stavo per dire, tu che sai dov'è la porta, l'occhietto verde. No, ovviamente Anita non io si ricorda mai. Io mi perdo sempre in queste mappe. Vai su, vai su. Dovrebbe essere poco più avanti. Gira, gira. Oh, mi sa che sei rimasta solo tu, eh. Oh no. Vai. Che ansia. Eccola. Attenta! No! Dove posso nascondermi adesso? Boh. Il centopiedi è lì. Credo che sei rimasta da sola nel gioco. Oh no. Forse ti conviene scappare. Stare lì senza farmi vedere dal centopiedi. Sì. Ci riesci? Che brutto, mamma mia! Bruttissimo, mamma mia! Ci riesci sicuramente! Aiuto! Ah, forse da qui! Vai! No, no. Questa è la porta! No! Sei rimasta incastrata! Eccoci di nuovo qua! Chi sarà questa volta? Spero di essere io il centopiedi, così posso sbranare vitale, vediamo! Sta scegliendo tra me e l'altro! Non sono io il centopiedi! E quell'altro! Al prossimo sarò io! Anch'io sono il centopiedi! Cosa? Anche tu! Sì! Ma com'è possibile? Vitale è già due volte centopiedi! Sì. Ora non ti dirò niente, così non mi insegui! Ehi, aspetta, ma se tu sei centopiedi e c'è anche un altro centopiedi, siamo in 200 piedi! Siamo? 200 piedi! Ah no! No, ti ha già preso! Beh, almeno non sono stato io. Avete visto? Sono io nel soffitto! Davvero? Sono il centopiedi! No, aiuto, scappiamo da Rita! Eccomi! Devo scappare sono da Rita! Sono bruttissimo! Scappiamo da Anita. Sono il centopiedi. Wow, devo scappare. Posso da camminare nel soffitto? Che bella cosa, mi fa devo stare molto meglio. In modo che non scappiate. Questo mi fa stare bene, guarda. Wow, che bello, che mi divertirò tantissimo. Per favore, lasciami in pace. Vitale, dove sei? Infatti, oh, ecco Vitale. Sto arrivando a cosa impari? Aiuto. Ho appena aperto la porta. Mi sono incastrata in una parete. Ehi tu, sei eliminato la mia prima persona. Anita è cattivissima. Mi sono spezzata in due adesso. Come? Ma che cos'è questo? Una persona o uno? No, boh, non è una persona. È un tuo amico centipede. Ogni persona che elimini come centopiedi diventi poi più grande. Sì. L'importante è trovare Vitale. Spero di nascondermi bene allora. Ma questo si era nascosto qua sopra. Non sa che io posso anche arrampicarmi. Wow, sono un centopiedi ancora più malefico. Grande. Sei un centopiede malefico. Ora ho 300 piedi. 300 piedi. Uffa, dov'è Vitale? Cerchiamo Vitale subito. Dobbiamo prendere Vitale. Per me la missione sarà compiuta. Dove ti sei nascosto? Vedo qualcosa di blu. Eccolo. Ecco Vitale. Prendiamolo. Dove credi di scappare? Non puoi scappare al 100 piedi. 300 piedi. È aiuto. Inutile che scappi. Aiuto. Scappa. Ah no, mi sono incastrata nella porta. No. È difficilissimo usare questo 100 piedi. Dove è finito? Dove sei? Dai. Non voglio farti niente. Non preoccuparti. Ti ho visto, eri dietro di me. Non preoccupatevi, non vi farò niente. Sì, aiuto. Ci sono due persone qua. Siete pronti a essere presi? Presi da 100 piedi? No, aiuto. Ho preso una persona, mi mancano loro due. Bene, sono ancora più grande adesso. Oh no. Dove siete? Non mi ricordo dove devo andare. Ehi. No, dai, c'è lasciami nessuno in pace. Lasciami in pace. Beh, chi era questo? Mamma mia, che paura. C'era uno con delle ali giganti. Come delle ali? C'è un centopiedi con delle ali. No, non è un centopiedi, è un personaggio, però c'aveva delle ali. Dov'è Vitale? Devo prendere Vitale. Mi sono nascosto. C'è un rumore, c'è qualcuno qua vicino. Qualcuno ha aperto la porta. Vediamo se sono qua. Io? Dove siete? Non puoi... Ah! Eccolo Vitale! No, dove sarà finita? Eccolo! Via! No! Fermo!
no, non mi prenderai. Questo con le ali giganti deve essere molto, molto succoso. Succulento, un, non succoso. Succulento per un centopiedi. Ehi, dov'è la chiave viola? Perché sono così lenta? Sto cercando la chiave viola, aiutatemi a trovare la chiave viola. Tanto ti prenderò prima io, è inutile che sprechi. Ho trovato il martello. Okay. Che succede? Sono io che sto distruggendo un po' di cose. No, devo trovare Vitale. Dov'è? No, non trovo nessuno. Sono una schiappa da 100 piedi. Hai detto forte. Hai detto forte. Ben detto, volevo dire. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Sì, prendiamo qualcuno. Ehi, fammi scappare. Ti ho appena vista. Dove sei? Sto scappando. No, sta scadendo il tempo. Io non sono ancora riuscita a prendere. Schiappa! Che cosa avete fatto qua? Non ci credo! Che cosa abbiamo fatto? L'unica volta che io gioco da 100 piedi riuscite a vincere voi! Ah, per fortuna ho preso un'altra persona! No! È riuscito a scappare! Com'è possibile? Ci serve? Vieni qua, ci fermo! Allora, abbiamo... Devo prenderlo, devo la chiave prenderlo! Viola! Dobbiamo trovare la chiave viola! È velocissimo, non riesco a prenderlo! Oh no! Sei tu! Aiuto! Eccomi! Aiuto! Sì! Presto! Andiamo a mangiarci Vitale! No! È troppo bello perché noi scappiamo sempre da te. Oh no! Oh no! Devo prenderlo, devo prenderlo! Oh no, scappa! Scappa da Anita! Non posso finire questa partita senza aver mangiato Vitale! Dove sei? È inutile che scappi, tanto ti raggiungo! Certo, vieni, vieni! Io sono lentissima! Appunto! Dove è finito? Oh no, è riuscito ad ingannarmi, non lo trovo più! Ho trovato la chiave viola! Non ci credo! Dove è finito? Non ci credo, ho trovato la chiave viola! Ho trovato la chiave viola! Ma c'è qualcuno, ma c'è qualcuno! No, vabbè. Cioè, doveva per forza capitare una schiappa come te, adesso completiamo il gioco! Non è possibile che state vincendo voi! Ho trovato la chiave viola! Aspetta! Ho aperto una nuova stanza! Non ci credo! Oh no! Serve il martello per prendere la chiave magnetica! Dove l'ho lasciato il martello adesso? Bene, dove ho preso la chiave? Cerchiamo il martello, così troveremo anche Vitale! Ma io so dove l'ho lasciato il martello, quindi sto andando a prenderlo! Mamma mia, mi sono spaventato, pensavo fossi te! Allora, il martello l'ho lasciato esattamente qui! Ehi, non riesco a salire qua sopra! Chi c'è qua? C'è... Sbaglio! Ho visto una maglietta blu! Dove sei? Ti devo mangiare! Cioè, calcola che sto per finire il gioco, eh? No, non ci credo! Sì. Non ci credo, Vitale, che finisce il gioco! Non so più dove cercarvi! Ehi, che cos'è questo rumore? Qualcuno sta facendo qualcosa qua? No, non mi dire, ci ho trovato, stiamo prendendo... Ah! Ah! Ho trovato tutti! Eravate tutti qua! No! È riuscito e a prendere. Ora elimino tutti. Non è riuscito a prendere la chiave quello lì. Mannaggia. Dov'è? Chi è? Devo prenderlo. No, 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 siete velocissimi. Questo con le ali. Mannaggia, ci serve quella chiave. Sì, ne ho preso un altro. No, manca un minuto, manca un minuto. Forse ce la possiamo fare. Ok, devo prendere quest'altro con le ali giganti. Io intanto scappo. Forse riuscirò a vincere come 100 piedi. No, mancano pochi secondi ormai. Quindi è rimasto solo Vitale? Boh, non lo so. Io sono un centopiedi gigante adesso. Dov'è Vitale? Devo prendere Vitale. Devo assolutamente... Mancano pochi secondi. Prendere Vitale. Meglio se mi nascondo. Meglio se mi nascondo. Dove è finito? Meglio se mi nascondo. Vediamo dov'è Vitale. No, mancano pochissimi secondi. Non posso finire il gioco senza aver preso Vitale. Forse sto riuscendo a scappare. Forse. Oh no, 5 secondi. Dov'è? 4, 3, 2, 1. No! Ma non mi dire che hai vinto tu, però. No, perché non ti ho preso. Ma chi ha vinto allora? Hai vinto un sacco di punti tu. Wow. Comunque, però, non sei riuscita a prendermi. Non sono riuscita a prendermi tanto. È stato super divertente. Vi ricordo di preordinare Storie Paurose su Amazon per ricevere la cartolina autografata da me e Vitale. E ora vi lasciamo qua. Quattro caselline. Su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona visione. Ciao.